Certamente la parola è il nostro strumento per esprimerci. C'è la comunicazione che serve alla parola, però è una parola sciatta, una parola banale, una parola quotidiana, cioè prendere il treno, comprare un biglietto. Poi c'è la parola che riguarda l'espressione, e cioè la manifestazione della propria personalità. E questa è una parola molto importante che ci aiuta a conoscere noi stessi. Io poi il fatto di conoscere se stessi mi mette un po' in difficoltà, perché proprio mi ricordo che a scuola dicevo: cerca di essere te stesso sempre, cioè io ho sempre cercato di essere un altro, perché se non avessi cercato di essere un altro non avrei scritto niente. Malerba, quando risale il suo primo libro? 1963, Scoperta dell'alfabeto. Sono delle storie con gli stessi personaggi, con lo stesso ambiente, però sono storie divise, distaccate una dall'altra. Sono un'esperienza di un angolo dell'Appennino emiliano che io conosco molto bene, perché è la zona dove la mia famiglia aveva delle terre, dove io andavo d'estate, quindi è una zona che conosco molto bene. E questi sono racconti dei personaggi che ho conosciuto in quelle occasioni, molti raccontati da mia madre, perché sono rimaste a memoria delle storie raccontate più che conosciute direttamente. Questo argomento l'ho ripreso in un altro libro, e cioè Le parole abbandonate. Dopo parecchi anni, nel 77, ho scritto una specie di dizionario delle parole agricole di quella zona in dialetto.